stanziati 200 milioni di euro per le imprese di autotrasporto merci per mitigare gli effetti del caro gasolio. I fondi sono stati messi a disposizione dalla legge di bilancio 2023. Aiuto importante per la categoria interessata, che vede però l'esclusione delle aziende di trasporto persone. Sentiamo il commento della Presidente del Sistema Logistica, Trasporti Turistici e di Business di Confartigianato e Imprese Vicenza, Sonia Tessari. Ci troviamo ad affrontare una situazione non facile dovuta al forte aumento del prezzo del carburante. Consideriamo che i nostri mezzi vanno per la maggior parte a gasolio e questa diventa una voce che incide fortemente sul prezzo che facciamo poi al cliente finale. Sono stati dati 200 milioni di euro di aiuto per quanto riguarda l'acquisto del carburante per fronteggiare l'aumento per il comparto merci e adesso è ora di pensare anche al trasporto persone. Abbiamo bisogno di un intervento immediato che non sia nel breve periodo, solo per un breve periodo, ma che guardi al lungo periodo e questo potrebbe essere una richiesta che facciamo da molto tempo e quindi di concedere il recupero delle accise non solo per quanto riguarda il trasporto scuolabus ma per quanto riguarda anche tutto il trasporto turistico. Oltre a questa richiesta auspichiamo al più presto che venga attivata la piattaforma per quanto riguarda il contributo che deve essere che ci è stato concesso con il precedente governo con decreto per recuperare una parte di spesa per l'acquisto dei carburanti nel primo trimestre del 2022 e per l'acquisto di mezzi di ultima generazione. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.